Quest'oggi mi piace affrontare un tema tutto particolare, l'equivoco, il fraintendimento. Molte volte crea difficoltà, disagio e spesso anche sorrisi e risi. Quando si parla c'è bisogno di essere chiari, avere un tono deciso perché spesso si corre il rischio che l'altro possa fraintendere le proprie parole. C'è un episodio nel diario di Kierkegaard che applica ai suoi scritti che sostiene che il fraintendimento è un problema serio. Infatti, si narra che un direttore di un teatro trafelato si recò sul palco e disse: "Sta scoppiando un incendio." E la platea, pensando che fosse una figura dello spettacolo, rideva e applaudiva. L'incendio devastò il teatro e si corse il rischio che anche gli spettatori potevano avere qualche difficoltà, qualche problema. Ecco, il fraintendimento è proprio questo. Spesso si fraintendono le parole e si creano delle ferite che diventa difficile poi andare a cucire. Allora c'è bisogno che ciascuno abbia chiaro che il parlare è un parlare a due, non un monologo, quindi bisogna tenere presente sempre l'altro. E chi ascolta deve avere sempre questo criterio di eliminare il sospetto dal proprio pensiero, dalle proprie idee, dal proprio modo di porsi, perché il sospetto va ad oscurare l'idea di fondo dell'altro e va certamente a creare un disagio. E allora eliminiamo dalla nostra vita il fraintendimento che spesso è figlia del sospetto. Il sospetto crea solo problemi e difficoltà. Viva la chiarezza!